Maschera di cartapesta. Occorrente per realizzare una maschera di cartapesta. Bacinella di plastica di medie dimensioni. Cola vinilica 125 grammi. Quotidiani vecchi. Acqua tiepida 400 millilitri. Un baloncino. Bastoncino di legno o frusta. Piatto o bacinella piccola di plastica. Nastro adhesivo. Sacchi di plastica. Forbici. Pennelli. Colori acrilici. Prima di iniziare a rivestire il tavolo di lavoro con sacchi di plastica, strappare con le mani la carta di giornale, inscrivere o pezzi quadrati. Versare la colla in una bacinella. Aggiungere lentamente l'acqua. Mescolare con un bastoncino di legno o una frusta. Il rapporto tra colla e acqua è di 1 a 2. Pestare la carta con le mani. Rendere il giornale morbido. Gonfiare il palloncino di dimensione viso. Appoggiare il palloncino su un piatto di plastica. Disegnare con un pennarello occhi, bocca, naso. Con del giornale asciutto creare dei volumi per dare forma ad alcune parti del viso come il naso, le guance o la fronte. Aprire i volumi con nastri adesivo. Attaccare alla palloncino. Inversire il palloncino con impasto. Seguire il profilo del palloncino. Modellare la maschera. Lasciare scoperta la parte interna delle occhi e della bocca in modo da ottenere il vuoto. Per ottenere una superficie liscia, realizzare l'ultimo strato con delle strisce di giornali bagnati nella colla. Pressare bene per fare aderire. Fare asciugare almeno 48 ore. Spingere sul palloncino e se quando si staccano della maschera vuol dire che è pronto. Solo a questo punto si può scoppiare il palloncino. Ritagliare bene i contorni del volto, della bocca e degli occhi. Dipingere con colori acrilici senza dilurli nell'acqua. Per indossare la maschera realizzare due fori laterali per inserire due cortine e uno elastico.